stata una riunione informale di Confesercenti con alcuni commercianti della zona. Allora, insieme al direttore Mario Checcaglini, di che cosa avete parlato e che cosa avete deciso? Si è ritenuto che si dovesse sollecitare sia il sindaco sia il prefetto ad un incontro del Comitato di Sicurezza Pubblica per ascoltare quali sono le iniziative che intendono intraprendere per che questi fatti non accadano più. Naturalmente ognuno ha le sue idee, spetta alle forze dell'ordine reprimere queste situazioni che non accadano, e ci sembra giusto chiedere al sindaco e al prefetto un incontro del Comitato di Sicurezza Pubblica, perché queste informazioni su che fare attualmente siano rese pubbliche e ci sia un impegno costante quotidiano, che in verità in questi giorni si è visto, ma che ancora sembra del tutto insufficiente rispetto al livello che sta arrivando. Dopodiché si è ritenuto e si riterrà, insomma, chiedere ancora di più fermezza circa alcune attività che operano in quella zona, che diventano ricettacolo di situazioni, diciamo così, fra l'illegalità, il mancato decoro, il non rispetto di regole elementari, che però generano una situazione di difficoltà diffusa e di cattiva integrazione. Questo è un po' quello che si è chiesto. Poi naturalmente le forze dell'ordine devono fare il loro corso, è giusto che prendano i responsabili. E vicino di più, qualcuno chiede per esempio anche che sia installato un presidio permanente nella zona, visto che la situazione ormai sta degenerando.